dicendo che la generosità si estendeva a votare una legge incostituzionale. Adesso che il contesto è cambiato, questa generosità è cessata e quindi si torna a tutelare la Costituzione. È un approccio abbastanza anomalo. Al Movimento 5 Stelle ricorderai che il premio di lista, che noi non avremmo voluto perché Scelta Civica era più per il premio di coalizione, è stato un suggerimento dello stesso Movimento 5 Stelle al Presidente Renzi quando si sono incontrati, quindi la contestazione oggi sul fatto che il premio di lista è assolutamente inopportuno è ancora più sorprendente. Noi di Scelta Civica siamo stati sempre coerenti su questo argomento, non abbiamo votato il primo Italicum perché non ci piaceva. Abbiamo chiesto delle modifiche, in buona parte sono state recepite, altre no, purtroppo, ma continueremo a mantenere questo atteggiamento coerente, voteremo contro le pregiudiziali di costituzionalità perché il tema non si pone e anche contro quelle di merito. Grazie. Ringrazio il deputato Mazzotti di Celso. Ora chiede di intervenire il deputato Sergio Pizzolante, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. C'è qualcosa di paradossale e illogico nell'accusa di deriva democratica e di incostituzionalità alla legge elettorale già approvata al Senato, dove, lo ricordiamo, si è cambiato molto il testo precedente e questo smentisce coloro che denunciano oggi la presunta fretta, la mancanza di discussione e la non disponibilità a cambiare. Cosa c'è di paradossale, illogico, incoerente, se non schizofrenico? In questo dibattito, chi oggi denuncia il rischio che la legge possa essere approvata da una maggioranza ridotta, ieri era fra i principali critici del patto del Nazareno, cioè del tentativo di costruire una maggioranza larga, che al Senato si è poi realizzata. Mi riferisco ad alcuni esponenti politici di maggioranza e di opposizione e soprattutto ad alcuni opinionisti che pontificano sui giornali. Ma se volessimo assegnare il premio dell'incoerenza, vincerebbe con largo margine Forza Italia. Sullo stesso testo che oggi vogliamo approvare alla Camera, al Senato, nella dichiarazione di voto finale, il capogruppo di Forza Italia Romani diceva: quella che scriviamo oggi è una pagina fondamentale del nuovo assetto istituzionale. Il modello di democrazia che proponiamo è chiaro ed è l'obiettivo che aveva in mente Berlusconi quando ha formato Forza Italia nel 1994. E aggiunge Romani, correttamente, noi oggi qui rivendichiamo questo obiettivo con forza. Non mi sembrano dichiarazioni sofferenti, onorevole Occhiuto. Ora, cari amici di Forza Italia, o quell'obiettivo storico di Berlusconi era incostituzionale, o siete voi ad aver bisogno di ricostituire un equilibrio di opinioni e di comportamenti. Quell'obiettivo storico, certezza del vincitore alle elezioni, un sistema politico capace di decidere, un governo forte, la rivendichiamo noi, lo rivendichiamo noi di Area Popolare, la parte liberale, riformista e popolare che ha deciso di non seguire questa Forza Italia in una deriva oltranzista, estrema e salvinista. L'onorevole Brunetta, che stimo, sul Corriere della Sera oggi dice che l'accusa nei loro confronti di aver votato la legge al Senato è pelosa. Abbiamo ceduto, dice, perché c'era un accordo sul Presidente della Repubblica. Le dichiarazioni entusiastiche di Romani non mi sembrano un atto di cedimento. E poi, se anche fosse, si può dire oggi, non accetto più il compromesso del Senato, non si può affermare di fatto che il voto proprio espresso al Senato è stato anticostituzionale, salvo che non si abbia una visione mercantile della politica. Tu mi dai Presidente, io ti do legge elettorale. E questo non è il caso, certamente, dell'onorevole Brunetta. C'è poi un'accusa di Forza Italia e di altri, secondo la quale con questa legge elettorale, premio di maggioranza e soglia al 3%, il Premier assumerebbe su di sé tutti i poteri, con la seguente frantumazione delle forze alternative. Ciò è sbagliato, perché questo dipende dalla politica e non dalla legge elettorale. Con il vituperato Porcellum nel 2008 abbiamo avuto coalizioni multipartitiche, nel 2003 la stessa legge, due grandi partiti, PDL e PD. E poi, come ha detto Panebianco, se non c'è un'alternativa a Renzi, la responsabilità non è di Renzi, ma di chi non riesce a costruire l'alternativa.
come quando, se non c'era l'alternativa al pentapartito, la responsabilità era del PC e non della Democrazia Cristiana. Alle accuse di deriva autoritaria e di democratura è sufficiente rispondere elencando i poteri del Premier d'Inghilterra, paese notoriamente antidemocratico. Nomina e revoca dei ministri, può il Premier porre veti agli emendamenti su temi economici, in Inghilterra non esiste la Corte Costituzionale, i magistrati non hanno le garanzie dei magistrati italiani. La deriva autoritaria è un argomento inconsistente. Il rischio autoritario viene dallo squilibrio dei poteri in questo Paese, ma questo è un altro discorso. Infine, chiudo, si dice Renzi vuole la legge elettorale per andare a votare subito. In questa accusa non c'è alcun rispetto, questa volta sì, costituzionale, per il Capo dello Stato. Noi oggi l'alternativa è No, oggi l'alternativa è fra chi accetta la sfida delle riforme e del cambiamento e chi è seduto in un decadente conservatorismo. Grazie. La ringrazio, deputato. Adesso chiede di intervenire il deputato Ignazio La Russa. Prego, onorevole La Russa, dov'è? Ah, qui davanti al comitato. Prego. Grazie, presidente. Annunzio da parte del gruppo di Fratelli d'Italia il voto a favore di tutte le richieste di dichiarare di non doversi procedere ai lavori, quindi sia riferito al profilo di costituzionalità che di merito, perché riteniamo che questa legge in questo momento soprattutto non dovrebbe essere discussa dal Parlamento e perché prima avremmo dovuto completare l'iter della riforma costituzionale e perché i profili e di incostituzionalità e di inaccettabilità nel merito sono evidenti, ne indico solo due. Uno, ripercorriamo in maniera quasi uguale al Porcellum il problema dei nominati, perché per molti partiti non ci sarà neanche un deputato eletto con la volontà dei cittadini, ma saranno eletti solo tutti, perché messi lì come capolisti. L'altro tema, sotto il profilo sia di merito che di costituzione,